Eccoci di nuovo in studio, parlavamo con Alessio Gatti di questa situazione un po' da limbo, diciamo, in cui appunto il centro-sinistra non invita a livello di incontri con i partiti la rete dei Neanche i cittadini. partiti a centro-sinistra negli incontri bilaterali, perché nei partiti, il PD, insomma, che è il partito principale. Quindi, però mi sembra che voi non vi poniate troppi problemi in tal senso. No, anche perché oggi noi, la rete dei cittadini, sì, siamo piccoli, ma non tanto come qualcuno pensa, siamo qualcosa un po' di più. La gente non siamo un partito politico, siamo un'associazione. Ma andiamo a parlare con il Partito Democratico, il segretario, con De Felici, bravissima persona, persona che conosco da tempo, che stimo. Ma è in grado di prendere impegni quando poi ce ne sono già 30 candidati del Partito Democratico che si presentano ognuno con il proprio programma alle primarie? Di cosa parliamo? Rischiamo di parlare del nulla e quindi è giusto che lui non perda tempo a parlare con noi e noi non perdiamo tempo a parlare con lui. Vabbè, questa è, ecco, la prima notizia, Sonia, segniamo il primo titolo di questa sera, non perdiamo tempo, insomma, non Ma fateci perdere io tempo. penso che la Questo... politica a volte è perdita di tempo, però quando c'è un fine, tanto cioè, l'obiettivo non è Quindi lei più. dice che il segretario non conta nulla, No, cioè io non è che lo non... dico io, lo metto loro a nudo Sono i nella fatti, cronaca diciamo, ecco, quotidiana, certo. con le candidature continue Sì, di rottamatori o di rottamatori, onorevoli che già si sono ricostruttori. messi in campo. Tra l'altro, dopo, se c'è tempo, vediamo quali sono le Premesso ultime che. evoluzioni di questi Ma botta e risposta che io. vedono quotidianamente Anche l'onorevole perché Tichei noi. al centro del Scusa che ti dibattito. interrompo, Prego. ma noi i segnali li abbiamo lanciati e tanti, eh. Mario Flamini in prima persona, direttamente con Parizio De Felici, io con i miei colleghi di consiglio comunale. Quindi, evidentemente, Anche lì comunque sono sei componenti diversi, il consiglio Non comunale siete ben di accetti o comunque, come diceva lei, Gatti, non c'è. evidentemente c'è anche chi dovrebbe fare gli inviti che si rende conto di essere anche lui in difficoltà probabilmente per una situazione che si evolve di ora in ora, è il caso di dire, Sì, all'interno poi della coalizione. io non è che voglio vedere in casa altrui, però secondo me poi centrosinistra, i partiti del centrosinistra insieme alle elezioni del ministro del 2012, insomma, è una scommessa dura, Neanche le difficilmente. primarie serviranno a trovare Le questa primarie sintesi. servono per dividerle ancora di più, perché le primarie servono quando c'è un clima disteso, no? Quando ci sono 7-8 persone che ormai governano il centrosinistra da Quindi secondo 20 anni. lei si faranno le primarie e poi comunque ognuno per la strada Io sua penso che o neanche, ci se sarà... fa, neanche le primarie si facciano. Ma per i tempi della politica romana, nel senso che pare che ci sia la possibilità anche di un accorciamento dei tempi dovuto ad eventuali Sì, crisi di queste sono governo? notizie di Sì. oggi. O a Io prescindere, diciamo, da dico a questo. prescindere perché questo è un mio pensiero, perché ci sono tante realtà all'interno di ogni singolo partito che per mettere insieme addirittura i partiti con un regolamento. Cioè io so che le cose non vanno bene nelle Beh, però riunioni. faccio un esempio, Sinistra e Libertà, c'è cioè Enrico Luciani già in campo ed è Certo. stato benedetto, tra virgolette, dal leader nazionale Nichi Per Vendola, le che è primarie. uno dei padri delle primarie, una Certo. delle persone Che che però ovviamente... vuole dei paletti nel regolamento delle primarie che il PD veramente neanche sotto tortura metterebbe. Quale paletto, ad Ad esempio? Sì. esempio, che ne so, che chi ha fatto il sindaco non si possa ricandidare. Questa è una richiesta proprio fatta nelle riunioni, poi non è ufficiale sui giornali, però insomma, Infatti, questa è anche siccome interessante questa notizia che le ci sta dando. indiscrezioni escono da una parte o Certo. dall'altra, come Quindi, lo secondo lei è un paletto per far saltare il banco, diciamola così, il tavolo o sono. Certo, ma non per. per escludere chi già sta in pista per candidato per le Beh, primarie. ce n'è uno, quindi. Ecco, ti dei. Sì. E poi se è una Per mossa farsi dire di no, per diciamo. farsi dire di no. Quindi lei quanti candidati vede possibili e concreti che si possano presentare? Nel centro-sinistra che posso, diciamo, che ha possibilità, dal mio punto di vista, logicamente, posso avere possibilità di vincere le elezioni, ne vedo solo uno. Ne No, vedo intanto solo uno parliamo di e non quelli che sta in si... campo. E non sta in campo. Non faccio il nome perché è neanche corretto. Di quelli che invece che vedo e che ne usciranno fuori, Un uomo, una donna, ce ne questo lo possiamo sta una dire. donna, ce ne sono una decina, penso, di quelli che. Adesso ne usciranno parecchi, ma Ah, adesso quindi dice siamo solo agli inizi, insomma. qualcuno che trova similitudini con Renzi, qualcun altro che troverà con Bersani, insomma, oh, nel PD, poi tutto il contorno, insomma. Quindi è una situazione molto individuale. Ecco, invece, guardando dall'altra parte, ci sono appunto...
Sono giorni anche di intensa attività nelle cosiddette larghe intese, diciamo, nella maggioranza che finora ha sostenuto il sindaco in carica Moscherini e che si sta preparando appunto per questa nuova tornata elettorale. In quel senso voi vedete più punti di contatto o punti, diciamo, di, non dico divisione, ma su cui discutere Ma con. noi no, non vogliamo parlare, diciamo, in politichese, ma il nostro punto di contatto sono i temi, il programma. Noi stiamo preparando il nostro programma, lo mettiamo a disposizione, logicamente, chi sposa il nostro programma Ecco, quali sono i punti proprio principali? L'ombretta No. accennava prima, e Sì. poi la parte sociale sicuramente, ci sono ormai dei servizi sociali che sono rasi proprio al suolo nella nostra città, noi dobbiamo rinnescare questo Quindi impegni sicuramente. anche finanziari in bilancio, per Ma dirla concreti, sicuro, sui servizi certo, sui sociali, insomma, i detti servizi alla deboli, persona. Ecco. servizi alla persona è proprio la prima cosa. Noi abbiamo elaborato, stiamo elaborando un programma. Però allo stesso tempo, appunto, che ci chiamiamo rete, abbiamo pensato, appunto, la rete è formata da tante maglie e simbolicamente queste maglie per noi sono le persone. E per dirla un po' alla Steve Jobs, ho detto che bisogna essere anche un po' folli, perché non facciamo scrivere il programma alla cittadinanza? Questo non escludendo chiaramente i nostri intenti progettuali. E noi ogni programma tematico, tipo sulla cultura, sul sociale, che abbiamo dato appunto notizie attraverso la stampa, chiediamo sempre suggerimenti, critiche da parte dei cittadini. E questo appello che abbiamo fatto alla cittadinanza di scrivere il programma elettorale, devo dire che è una bella esperienza, perché comunque Ecco, sta arrivano tanti, funzionando, sì, insomma. Ecco, arrivano intanto tanti la nostra Sonia suggerimenti Bertino ha recuperato e anche una bella l'autorizzo banca citato la dati, provincia. perché appunto. Vediamo che poi il cittadino non chiede cose stratosferiche, ma chiede una città vivibile a misura d'uomo e chiaramente evidenzia il discorso della crisi del commercio, la crisi occupazionale e quindi questo, insomma, ci dà soddisfazione di elaborare tutti quanti insieme appunto un programma che poi sia a misura della città. Ecco, stiamo un attimo ancora ai rapporti anche nell'area socialista. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite l'onorevole Alessandro Battilocchio, anche lui sta elaborando un progetto, in questo caso con l'onorevole Stefania Craxi, con Gianni De Michelis, il progetto dei riformisti, anzi ci ha fatto vedere anche in anteprima, credo anteprima nazionale, sicuramente regionale, quello che sarà il simbolo con la coccarda tricolore. A una domanda che gli abbiamo posto, Battilocchio ha risposto in modo molto esplicito, poi è uscito anche sul giornale, sulla provincia. Ecco qua, sempre puntualissima, Sonia ha pescato la notizia. Siamo cosa diversa dalla rete dei cittadini, anzi la sua proprio dizione esatta è quella riportata nel catenaccio, la nostra posizione non è distante, nel senso che anzi siamo omologhi su parecchi temi, ovviamente la matrice è anche comune, quella proprio una matrice riformista, laica e socialista, dice non è cosa distante ma comunque distinta, nel senso che lui ha detto, sgombrando il campo da alcuni equivoci, visto che i rumors a cui faceva riferimento Alessio Gatti, spesso ancora oggi lo vorrebbero come addirittura possibile candidato nel caso in cui in estremis non ci dovesse essere la ricandidatura del sindaco Moscherini, che l'ha detto in tutte le lingue che comunque sarà lui il candidato sindaco. Battilocchi ha detto chiaramente: a me interesserebbe provare qualcosa di diverso. Ha fatto capire che sarebbe interessato, qualora si andasse subito al voto, o altrimenti sarebbe anche disposto ovviamente ad attendere un anno, a presentarsi per la Camera dei Deputati. Ha detto però: a Civitavecchia i riformisti saranno in campo. A quel punto, a una precisa domanda, ma è possibile un accordo con la rete? La risposta è stata questa, nel senso che comunque loro vogliono schierare il loro simbolo. Non si rischia però di andare ancora una volta, dopo il 1992 è successo praticamente sempre, a spezzettare proprio i voti, l'appartenenza socialista in liste e listarelle, in questo caso partiti e partitini, come è successo con partiti e partitini a livello nazionale? Queste sono esigenze di altri, insomma. Nel senso che da parte vostra c'è stata quindi una proposta anche di accordo in questo Ma, senso sì, con. poi Alessandro ha l'intenzione di presentare un simbolo, che è il simbolo di un partito che sta nascendo. Noi logicamente non siamo in quel partito. I rapporti con Alessandro sono rapporti ottimi, di dialogo, su tanti punti c'è condivisione.
Quindi la rete sarà comunque presente con il simbolo della rete dei cittadini, ecco questo. Una lista civica, rete dei cittadini sicuramente sarà presente alle elezioni. Come ha detto lui, giustamente siamo due soggetti che condividono alcuni obiettivi, ma siamo distinti e ognuno ha la sua identità. Poi se c'è un patto federativo in consiglio comunale nel futuro tra i gruppi consigliari, chi lo esclude? Però noi andremo con la nostra lista alle elezioni sicuro. Ecco, e quindi a questo punto, per tirare un po' la sintesi, visto anche che lo stesso Battilocchi ha detto ovviamente il nostro, lui l'ha chiamato esperimento perché ancora non voleva sbilanciarsi, perché credo che il 26 novembre sì, presentino a Milano sì, il partito vero e proprio di Stefania Craxi, diciamo noi comunque nasciamo nell'alveo del centrodestra, l'onorevole Craxi è un sottosegretario del governo Berlusconi, ovviamente lo stesso Premier è informato di questa iniziativa e quindi la collocazione di fatto già c'è dalla nascita. Nel caso vostro non è proprio così, no, ma mi sembra di capire che se queste sono le premesse a cui facevamo riferimento prima, in qualche modo un pezzo di strada anche per voi è già tracciato per la collocazione della prossima primavera o di quando sarà il voto. Ma noi, diciamo che è ancora tutto in itinere, ecco, una precisazione su Alessandro Battilocchio, che appunto, come diceva Alessio, è un amico e lo apprezziamo anche per quel grado di politica internazionale che ha portato nel nostro territorio, e condividiamo con lui appunto anche alcuni progetti, sempre però a livello locale, al momento non vediamo insomma situazioni che possono andare oltre insomma, ecco, il discorso. Ecco, Betta del Monte vedo che giustamente è già però una politica esperta, nel senso che ha dribblato abilmente la domanda, io mi rigiro dalla parte di Alessio. No, ma io dico una cosa semplice, la nostra strada è tracciata, sì, noi già abbiamo deciso, e questo che lo vediamo conferma questa sera, che la nostra rete di cittadini sarà presente alle elezioni col proprio simbolo. E fino a qui abbiamo poi chiarito. Poi se andrà da sola, con il proprio candidato sindaco, o entrerà in coalizione, in una coalizione dove ci sarà un programma condiviso con il nostro, questo è da vedere. Logicamente stiamo lavorando per questo, non è che arriveremo fra 4-5 mesi perché finiscono i giochi, ma penso che entro Natale ci saranno già le formazioni. Il dato sarà tratto, insomma. Sicuramente. Bene, prima di chiudere, andare a vedere quello che propone oggi la cronaca, che poi lo vedremo nel telegiornale. So che domani c'è una importante iniziativa che avete organizzato, sì, relativa al porto, se non sbaglio. Sì, abbiamo promosso un incontro dibattito con il presidente dell'autorità portuale, il dottor Pasqualino Monti, e siamo contenti che ha accettato il nostro invito, quindi sarà presente domani alle 17 nella nostra sede di via Strambi. E quindi invitiamo tutti insomma i cittadini a partecipare, perché crediamo che comunque il porto sia un argomento molto, molto caro ai cittadini. Quindi questa è la... Qual è il titolo dell'iniziativa? Porto e città, quale futuro? Beh, perché crediamo appunto nella... anche se sappiamo benissimo insomma che sono due aspetti giuridicamente distinti, ma che comunque insomma non possono andare separati. Quindi, come dicevo prima, il porto insomma è una parte dei Civitavecchiesi, quindi ci fa anche piacere che insomma l'attuale presidente sia molto sensibile a creare una sinergia tra amministrazione comunale e area portuale. Sì, voglio, mi allaccio le parole di Ombretta, queste ultime parole proprio, sono ormai qualche anno che si dice sempre i contrasti dal porto della città, la città di porto oppure il porto della città, insomma. Penso che adesso con il presidente Pasqualino Monti invece già i protocolli d'intesa fatti con il comune sono un passo importante, insomma penso che ci possa essere veramente la svolta per far diventare il porto di Civitavecchia ovviamente un ente a sé, che con il suo controllo, però una parte integrante della città, insomma. Ultimissima domanda, non voglio metterla in difficoltà perché sappiamo che lei è un dipendente di Tirreno Power, però il tema è, diciamo, è di stretta attualità, visto anche che un suo collega Manuedda dei Verdi ha lanciato un appello addirittura ai consiglieri comunali di dimettersi per evitare che il sindaco il 21 possa essere presente in conferenza dei servizi ad esprimere comunque un parere del comune, che poi non si sa ad oggi quale possa essere il parere, quindi lei che cosa ne pensa? Ma io personalmente, perché stiamo discutendo questi giorni con la posizione della rete, però personalmente io, insomma, se Manuedda vuole dimettersi per non dare il titolo al sindaco di andare al tavolo,
io lo accompagnerei, perché quando si deve parlare di un futuro, di uno sviluppo di una città, è importante che si vada ai tavoli. Poi la mia posizione è chiara. Noi abbiamo due società elettriche in questa città. Una produce a costi bassissimi, l'altra a costi altissimi. La società elettrica che produce a costi altissimi è giusto che faccia le sue richieste, poi sarà la città a coglierle o meno. Quello che penso io è che sia giusto valutare il merito del Del progetto. progetto e non parlare, fare chiacchiere solo spot elettorali Peraltro un progetto che ancora e basta, non si non si conosce, quindi non si conosce. conosce neanche la tecnologia che può essere proposta e in che termini, perché oggi ad esempio c'era anche un sindacato che faceva riferimento alla potenza installata, ma anche lì diciamo che non si sa neanche, potrebbe anche rimanere lo stesso tetto di potenza ed essere Certo, utilizzati i gruppi per certo. meno Poi il ore, decreto quindi. Bersani del 99 parla di megawatt elettrici, non termici, per cui la Quindi potenza. anche questo è tutto, diciamo, da vedere. Ecco, dal punto di vista del cosiddetto ricatto occupazionale che qualcuno ha letto da parte di Tirreno Power sulle 62 unità che sono impiegate attualmente, anche qui la società, diciamo, non, al momento si è limitata a dire qual è che è la situazione, ossia ci sono comunque c'è un organico della centrale che oggi non è stato toccato e c'è un No, gruppo che da diversi mesi non è neanche a riserva fredda perché credo sia ha completamente proprio spento, insomma. chiuso Quindi e segregato già. secondo lei, diciamo, questo ricatto in realtà non è stato posto in essere, insomma, Ma non è stata messa in questi io termini la questione. non ho visto in questi anni di Tirreno Power, adesso sono 6 anni che è su Civitavecchia, prima era Interpower, ma la vera società sono 6 anni. Io non ho mai visto da parte di Tirreno Power azioni volte verso il licenziamento del personale. Anzi, in periodi in cui abbiamo prodotto niente, diciamo, con corsi di formazione e quindi con la riqualificazione del personale si è andati avanti bene. E adesso i numeri sono relativamente bassi. Ecco, quello che dico io è, siccome lo scorso anno sono stati assunti dei giovani diplomati e laureati, persone con cui lavoro, che sono persone in gamba, facciamo sì che qualcun altro, riesca a essere assunto in queste società per dare un po' di qualità anche, non solo gli operai, anche qualcuno che. Qualche ingegnere, e quindi ragioniamo un attimo sul merito, su quello che propone Tirreno Power, e poi vediamo se la bilancia, diciamo così, va dalla parte della città oppure sono degli interessi societari. Io penso che si può trovare il giusto compromesso. Certo, Certo, il giusto se fosse una compromesso proposta, quella che tutti paventavano almeno del fino a qualche tempo fa, del carbone. carbone, del CDR, ancora No, peggio, diciamo, CDR penso che è non ci già. sarebbe da No, discutere, non c'è insomma. da discutere sicuramente. Però altre situazioni sì, altre forme di generazione elettrica sì, Staremo a vedere. per quanto mi Non so se riguarda. con anche il sindaco, diciamo, ha già calendarizzato una possibile illustrazione ai consiglieri comunali del progetto, perché da quanto si è letto, magari non so se lei ne sa più di noi No, giornalisti su questo. io so le notizie che ho perché Se ne ho dovrebbe dal parlare punto di alla prossima riunione della consulta, credo, che è vista il professionale il 18 15. novembre, il 16 novembre, il 15 o il 16 15 novembre, sì, novembre, 15 andiamo con le novembre. date un po' così. E quindi poi ci sarebbe una settimana prima dell'incontro al Ministero. Benissimo, abbiamo proprio 30 secondi perché siamo in chiusura. La notizia principale da Civo Online, di cui si parlerà anche nel In telegiornale, questi Sonia? giorni è stato reso noto che la gestione del servizio, l'affidamento del servizio di assistenza diretta e di supporto alle disabili della RSA Calamatta è andato alla Melanie Klein, una cooperativa sociale, che ha destato ovviamente delle polemiche e un po' di dubbi per quanto riguarda anche nel mondo politico, in Non delle prima fila. sorprese a giudicare dalle reazioni, Non delle visto che sorprese sono a abuso. giudicare da Anche sinistra Legatti era tra ecologica. quelli che la Ah, io famosa sono busta. stato uno dei Sì. principali insieme a Luciani e a Binaccia, Sì, e insomma. quindi non, era il nome che prevedevate, insomma. Vabbè, Ma non diciamo so, che si può fare anche nessuno. un pronostico magari per qualche Ecco, se schedina o riuscissi a qualcosa. indovinare qualche numero all'otto, come riesco a indovinare queste cose qui, ma queste sono molto più facili, insomma. Bene, su questa dichiarazione di Alessio Gatti, io ringrazio Bretta Del Monte, lo Grazie a stesso lei. Alessio Gatti e Sonia Grazie. Bertino, con la quale ci vediamo domani sempre alle 19. Grazie ai nostri tecnici e agli ascoltatori anche di Radio Stella Città che ci hanno seguito su 101 e 2. Appuntamento per domani alle 19. La linea passa al telegiornale. Grazie.